sono obbligato a darla. Io adesso non conosco il codice deontologico dei notai, ma immagino che ovviamente qui addirittura leggo che mi sono documentato, c'è una legge notarile che dice che il notaio deve accertare la volontà delle persone contraenti, le vere intenzioni, perciò se non lo fa Legge è una norma interna? No, è una legge, credo a 1935. Sì, perché qui io leggo, intimavano addirittura minacciosamente agli stessi, o la firmi così, come compilato, oppure non compri. Cosa vuol dire intimavano minacciosamente? Perché questa, minacciosamente, dice o firmi o non firmi, insomma, punto e basta. Se non firmi, punto e basta, è chiuso, non compri, chiuso. Stante l'esistenza di quella persona. E non è che dice tante vere. No, vorrei chiarire, insomma, questa cosa, perché giustamente praticamente non compri, non ti faccio il logito. E adesso la situazione qual è? È stata comprata la casa, adesso mia moglie l'ha comprata, però le conseguenze di tutta questa situazione quali sono? Che la mancanza di trasparenza che abbiamo invocato, diciamo, della causa che è stata respinta, la mancanza di trasparenza che io personalmente e tante altre persone hanno chiesto ai notai di avere per quanto riguarda sia i documenti catastali, sia le certificazioni, i regolamenti di condominio, perché tabelle millesimali eccetera che non sono state mai date, praticamente risulta che adesso ci troviamo in una situazione che è catastrofica, perché il regolamento di condominio depositato dalla VIS alcuni giorni prima della vendita praticamente è un regolamento farraginoso che non funziona, le tabelle millesimali non sono chiare perché non è spiegato il perché una tabella dice che io ho 30 millesimi e questi 30 millesimi come con quale procedimento ci si aggiunge. Praticamente negli accordi era previsto che si doveva fare la impermeabilizzazione dei terrazzi, l'impermeabilizzazione è stata fatta distruggendo i terrazzi, perché l'impermeabilizzazione è stata posta al di sopra della pavimentazione dei terrazzi, per cui la guana impermeabilizzante non è calpestabile, per cui praticamente non sono più praticabili. C'è il fatto che praticamente l'impianto di riscaldamento non sembra che non sia conforme alle norme di legge, e così poi praticamente c'è i solai di copertura delle autorimesse che sono, mostrano palesi infiltrazioni e non si sa la durabilità di questi solai, se sono resistenti o non resistenti, eccetera, eccetera. Ci sono tutte queste cose che praticamente non sono state verificate da chi? Dalle persone che erano nostri mandatari, che in altre parole questo compito lo doveva fare quelli che si sono arrogati. Le organizzazioni sindacali, poi alla fine. Adesso alla fine mi sembra che i notai alla fine, anche se in qualche modo sono stati quasi costretti, a fare la procedura prevedeva ovviamente che dovessero gli inquilini sottoscrivere questa procura a un meglio attualmente identificato procuratore, in assenza di quella procura da conferire al procuratore della Tintoretto si decadeva dall'esercizio del diritto di opzione, quello prevede la procedura. Ma ci fermiamo per un attimo, pubblicità, e poi ritorniamo per tirare la somma in qualche modo. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. Bene, ritorniamo ancora in studio. A questo punto quello che vorrei chiedere, vorrei chiedere più che altro, più all'avvocato Andrea Baudino, ma in tutta la vicenda, insomma, di quello che è stato raccontato appunto dall'ingegner Rassile, dal signor Campo, insomma. E tra l'altro io ho dato anche il numero, però non abbiamo ricevuto telefonate effettivamente dai inquilini del Tintoretto, di Viale del Tintoretto, 88, che appunto ricordo il numero 0645481854, però adesso c'è poco tempo, speriamo che riusciamo, almeno se arriva almeno una telefonata forse riusciamo a farla. Comunque quello che vorrei dire in tutta la vicenda, avvocato, cioè cosa c'è di lecito, illecito, illegale, legittimo, illegittimo, oppure eventualmente se soltanto magari le mancanze in qualche modo sono soltanto a livello etico poi alla fine?
cioè cosa c'è, diciamo, di come dire, sono, ci sono mancanze etiche oppure sono proprio violazioni in qualche modo? Ovviamente per quello che compete poi il mio ruolo, noi abbiamo cercato, diciamo, le norme codificate della legge, certo, appunto, noi abbiamo cercato di sottoporre all'attenzione del giudice la vicenda proprio in tutto il suo evolversi, e ovviamente abbiamo puntato l'attenzione sull'esistenza di questo conflitto di interessi per i motivi che esaurientemente credo abbiamo richiamato in precedenza, puntando quindi all'annullamento di questi contratti, cioè l'esistenza di un conflitto di interessi è già una violazione che può imporre una sanzione civilistica, in questo caso che riguarda appunto l'annullamento dei contratti, e comunque in secondo abbattuto, quand'anche si voglia, menzionare in questo modo un inadempimento dei sindacati a quello che era il loro, a quello che era l'oggetto del loro contratto di mandato, quello di far acquisire gli appartamenti al minor costo di acquisto possibile. Poi è ovvio che non abbiamo avuto, e questo è un peccato, è forse un'occasione mancata, e di questo mi dispiace che non si sia potuto approfondire da parte dell'autorità giudiziaria la vicenda nel merito, ma ci si sia soltanto fermati all'aspetto formale, che io non condivido, quello della mancanza dell'esistenza di un diritto di opzione. Sarei, diciamo, pensato... che l'Italia è effettivamente il paese dei conflitti di interesse, poi alla fine penso che non è il primo e non sarà l'ultimo. Ci sono dei conflitti di interesse macroscopici che addirittura sono regolati da leggi di Stato piuttosto, in maniera piuttosto severa, però spesso sono stati ignorati. Adesso non entriamo nel merito, sennò dobbiamo fare un'altra, certo, trasmissione assolutamente. D'altra parte le trattative di dismissione di complessi immobiliari a livello privato sono ancora una materia vergine, in un certo senso, certo, non sono regolamentate a livello pubblicistico, quindi forse sarebbe stato anche un'apripista da parte della giurisprudenza per poter un attimo capire le eventuali o presunte irregolarità. Perciò, diciamo, alla fine un'occasione mancata. Sicuramente fine. Eticamente, sicuramente la vicenda è piuttosto... Beh, io qui lascio la palla agli inquilini che vedo, anzi attuali proprietari che vedo comprensibilmente amareggiati. C'è poco da essere... Però diciamo che legalmente alla fine la procedura è stata più o meno lineare. Guardi, io ho ipotizzato una serie di violazioni e secondo me così lineare da un punto di vista legale non è stato. Ovviamente, ripeto e ribadisco, è un'occasione mancata attraverso una sentenza per capire veramente poi nel merito che cosa, certo, ci sia stato di regolare o meno. Il giudice si è fermato a un aspetto formale. Però mi sembra che sia una testimonianza, un'altra testimonianza appunto di un altro inquilino appunto del Via del Tintoretto 88, che fa parte appunto del gruppo che in qualche modo ha citato poi in tribunale davanti al giudice la Vis SRL, la Tintoretto, eccetera eccetera. Mi sembra si parli del signor, si tratta del signor Giuseppe Mucci, che dovrebbe essere in linea con noi. Pronto, signor Mucci? Sì, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio. No, io non faccio parte di quel gruppo che ha citato, diciamo, entrato in causa. No, però sono un inquilino. Chiedo scusa per l'inesattezza. Chiedo scusa per l'inesattezza, insomma. No, vabbè, non è un problema. Però sono molto amareggiato perché io non ho comprato l'appartamento per miei motivi personali, tra uno che posso citare è quello che non volevo dare nessun euro che non fosse per il mio appartamento, certo, questo è uno dei tanti motivi. E comunque voglio dire questo, che le organizzazioni sindacali hanno accompagnato perfettamente anche coloro che non hanno acquistato per fare il contratto di affitto, tanto è vero che io non l'ho firmato. Neanche il contratto d'affitto? No, assolutamente. Lei ha cambiato casa poi a quel punto? No, abito ancora qui. Abito ancora qui ed ho un contratto in essere vecchio che mi scade nel 2009. Non ho firmato perché il contratto di locazione che mi sono fatto mandare sempre tramite avvocato, perché io prima di firmare qualcosa voglio sempre leggere, certo, è un contratto vessatorio in tutte le sue parti. In che senso vessatorio? Nel senso che è unilaterale. Ossia, ce lo puoi spiegare, magari, guardi, abbiamo poco tempo, però spiego subito, a parte la durata del contratto, insomma, si parlava 5+2, parlano di 4 anni, probabilmente di rinnovo per altri 4. A parte che il canone è aumentato del 50%, inspiegabilmente. Questo dicono per un accordo tra le organizzazioni sindacali e la Tintoretto. Sì, ma se quella cosa, questo, cioè la sua, diciamo, il fatto che lei ancora risiede lì, fa capo a un contratto vecchio, com'è possibile che il canone... Il canone io adesso pago quello del contratto in essere, ovvio. Cioè lei ha detto che non ha voluto sottoscrivere il nuovo contratto d'affitto? È quello che mi proponevano con il nuovo contratto di affitto. Nel mio contratto di affitto c'è scritto che tutte le spese straordinarie e ordinarie sono a carico del locatore, quindi a carico mio. Si parla che...